Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Queste brevi letture, fratelli e sorelle carissimi, sono però assai intense e dense di importantissimi insegnamenti. Sia il Vangelo che la prima lettura che commenteremo brevemente. Il Vangelo è l'ultima delle sette parabole del discorso parabolico del tredicesimo capitolo del Vangelo di San Matteo, la parabola dei canestri dei pesci. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che momentaneamente raccoglie di tutto, buoni e cattivi, e la separazione definitiva tra i buoni e i cattivi sarà fatta alla fine del mondo. I buoni in paradiso e i cattivi dove sarà pianto stridore dei denti. Perché Gesù dice questa parabola? Ecco, farci comprendere che in questo mondo, anche nella Chiesa, perché parla del regno dei cieli, è simile a, quindi non sta parlando semplicemente del mondo, lo sappiamo tutti che nel mondo ci stanno i buoni e i cattivi, non sono tutti buoni, sono tutti cattivi. Voi sapete che c'è qualcuno anche tra i sermonitani stessi che quando un po' dice, ah, qui ho sermonità, ah, brutto posto, qui, ma non ho così tanti, i sermonitani stessi, qui carne di civetta, siamo tutti cattivi, ma non è vero, io, qui ci stanno le persone sicuramente buone, le persone meno buone, come dappertutto, come a Latina, come a Roma, come dovunque, non esistono i posti dove stanno i buoni, che sono a Napoli sono tutti buoni e a Milano sono tutti cattivi, o dice, non esistono queste cose qua, oh, questo lo sappiamo, ma non esistono neanche nella Chiesa. Nella Chiesa la divina volontà permette che i cattivi coesistano, vivano con i buoni. Perché? Perché i cattivi devono santificarsi con l'esempio dei buoni per convertirsi, e i buoni devono santificarsi con la presenza dei cattivi per imparare ad avere pazienza, spirito di sopportazione, tolleranza, eccetera. Non ci sta niente da fare. Quando uno studia la storia della Chiesa, non esistono le epoche dopo, tutti erano santi, perché saremmo così quando staremmo tutti in paradiso. Esistono dei periodi più o meno oscillanti, ma dove questa realtà, che nella Chiesa ci sono laici come voi, santi ed esemplari, e laici peccatori, preti come me, santi ed esemplari, preti meno santi, diciamo peccatori, vescovi esemplari, vescovi meno santi, cardinali esemplari, cioè c'è sempre stato. Quindi così sarà fino a quando non ci sarà, come dire, la manifestazione della Chiesa nella sua pienezza e bellezza, che sarà solo la fine della storia. Quando tutti i buoni salvati staranno in paradiso, e chi proprio non ha voluto, d'accordo, cogliere la salvezza di Gesù sarà per sempre separato da lui. Prima no, quindi nessuno è capace di fare questo, tutti quelli che ci hanno provato nel corso della storia sono finiti ad essere eretici, prima i donatisti, poi i catari, tutta quanta questa gente qui che si studia la storia della Chiesa. Poi c'è un'altra considerazione, quando noi vediamo le cose storte e vorremmo forse mandarle dritte, d'accordo? Dobbiamo pensare una cosa. Numero uno, che le cose storte non si possono tutte quante addrizzare, come ci ha spiegato Gesù nel Vangelo. Ma numero due, ma se il Padre Eterno le volesse addrizzare le cose storte, secondo noi potrebbe o non potrebbe? O no, potrebbe o non potrebbe? Che cosa ci ha detto la prima lettura? Che il profeta Geremia gli dice: scendi nella bottega del vasaio, là ti farò dire la mia parola. Che succede? Scendi nella bottega del vasaio, c'era questo che stava lavorando, abbiamo ascoltato la prima lettura, no? Stava lavorando al tuono. Se si guastava un vaso che stava modellando, che cosa faceva? Che lo rifaceva, pure su un altro vaso, come se anche pareva giusto. Ecco la parola del Signore, cito, eh? Allora mi fu riportare la parola del Signore: forse io non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio. Come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. A questo ce lo ricordiamo sempre, no? Vediamo le cose storte che vanno storte. Va bene, dobbiamo aggiustarle tutte quante noi, no? D'accordo? Se il Padre Eterno volesse, potrebbe aggiustarle, sì. E se non le aggiusta, vuol dire che non vuole. E vuol dire che dobbiamo esercitare pazienza e tolleranza con noi stessi, con i nostri cari, con i nostri familiari, con le situazioni, col governo, chi che pare. D'accordo? Punto. Dobbiamo sempre ricordare che Dio è onnipotente, d'accordo? Dio può fare tutto quello che vuole, ma ricordiamo sempre, attenzione che il giochino è sottile, Lui non vuole tutto ciò che può. Quindi dice, il Signore potrebbe fare questa cosa? Sì.
ma se non vuole farla perché sai che quella cosa non è bene, non la fa, anche se tu non lo capisci che non è bene, capite? Ecco perché il Signore va sempre adorato, d'accordo? Non gli idoli. Raccomando a tutti di sentire la splendida catechesi che ha fatto il Papa ieri sugli idoli e l'idolatria sul primo comandamento. Quindi Dio va adorato nel senso che lui sottomette la nostra intelligenza, la nostra volontà, sapendo che lui ha potere di fare qualunque cosa, ma quando non si muove, anche quando noi lo preghiamo, d'accordo, ha le sue buone ragioni. Capite? Vivere in questo modo ci fa stare molto più tranquilli, non ci scandalizza la presenza del male, perché Gesù ce l'ha detto che il male rimarrà sulla terra fino alla fine del mondo. Non ci turba la presenza del male perché sappiamo che noi facciamo il possibile. Il resto lo deve fare il Padre Eterno. Se il Padre Eterno non lo fa, ha le sue buone ragioni. E noi continuiamo ad andare avanti, sereni e tranquilli, vivendo in comunione con Lui, facendo il bene che possiamo, mantenendo pace, serenità di cuore, sempre e dovunque. E quella rimane in chiunque vive e persevera nell'amore di Dio. Beh, ricordiamoci sempre della grande calma e serenità che ha caratterizzato anche la vita terrena della Madonna, che sapeva non soltanto tante cose, ma sapeva anche tutte quante le sofferenze che la sua vita sarebbe culminata. È sempre rimasta serena perché sapeva che quelle sarebbero state la salvezza dell'umanità e che Dio gli avrebbe dato tutti gli aiuti per affrontarle e vivere e viverle come lui voleva. Siamo lodati Gesù e Maria. Senti, signora.